Ragazzi, per questo Monday with Cipo ho passato veramente tanto, tantissimo tempo ad editare, circa 3-4 ore appunto in totale. Quindi, appunto, per lo sforzo e per l'impegno vi chiederei almeno 10-15 mi piace per appunto farmi vedere che il mio lavoro viene apprezzato. Io vi lascio al video e non sto copiando Stepney, ma comunque bella. Ciao, io sono Cipo, non ho caldo e soprattutto non sto facendo questo video. Vaffanculo. Brotto di mozzarelloni, io sono Cipo e oggi siamo qua nuovamente con l'episodio settimanale di Monday with Cipo. Allora, in questa Monday with Cipo andrò a fare una tag che appunto fanno tutti quei vlogger e visto che io non sono uno del tipo cosa c'è nel mio cellulare oppure i trucchi e robe del genere, preferisco fare una nerd tag, ovvero un tag su cose molto molto nerd. Innanzitutto dico che mi ha taggato Giovanni del mio tubo rotto. Link del suo canale in descrizione e soprattutto spera che mi commenti questo video. Se stai guardando questo video commenta. Commenta. Schiavo. Comunque ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito con questa nerd tag. Allora, prima domanda. A che età hai iniziato a usare il PC? Allora, ho iniziato a usare il PC intorno ai 3 o 4 anni. Boh, giocavo a emulatori del PC con mio fratello, tipo a Pokémon. Poi giocavo anche ai giochi di Windows tipo Prato Fiorito e robe del genere. Ovviamente non a 3 anni perché a 3 anni non mi ricordo neanche cosa facevo, ma a giocare ho iniziato appunto per i 5-6 anni, sempre appunto con i giochi di prima e anche con quei giochi che ti regalavano con i cereali, quelli là tutti scrausi tipo Volo Simulator e robe del genere. Seconda domanda, quando hai iniziato a navigare sul web e perché? Allora, ho iniziato a navigare sul web per gli 8 anni, 7-8 anni, ho cominciato navigando su flashgame.it, giochi free online, cose.it, e appunto là passavo le giornate a giocare a giochi browser, sì. Terza domanda, quante ore passo online al giorno? Passo online al giorno fra PC e cellulare intorno alle 6 ore, sì, in genere più di 5 ore, sì, sono un fissato, sì. Quarta domanda, quale dispositivo console preferisci per giocare? Allora, sinceramente non vorrei far partire console war inutili perché la mia idea è molto molto confusionale perché non so neanche io cosa preferisco. Comunque io direi che preferisco il PC da una parte perché è molto più libero e soprattutto i giochi costano molto di meno, però da un lato preferisco la console perché secondo me è molto più intuitibile e appunto è più, diciamo che c'è pure le esclusive come appunto The Last of Us per PS4 oppure Halo per Xbox, ma soprattutto anche perché le console sono dedicate al gioco, mentre il PC ho l'idea che sì, sia dedicata anche da una parte al gaming, però è soprattutto incentrata magari alla navigazione sul web, alle informazioni e soprattutto per lavorare, cosa che ovviamente io faccio però cazzeggiando molto, sì. Quinta domanda, quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Allora, i miei videogiochi preferiti sono tanti perché io non ho un videogioco preferito, però ho molti giochi a cui mi piace giocarci, quindi posso ritenerli preferiti. Comunque, i giochi che appunto mi stanno piacendo in questo momento, e non attaccatemi nei commenti, sono Minecraft, perché io lo conosco da quasi dalla beta, sì, da inizio 2012, sì, fine 2011, e soprattutto sto giocando molto a Counter-Strike Global Offensive. Sì, non gioco tantissimo perché avrò tipo 40 ore di gioco, fra cui la maggior parte tipo tenevo il gioco aperto e appunto boh, mi diverto a giocare un po' e anche sì, mi fanno il culo molto, però io riesco a divertirmi, ma anche no. Sesta domanda, che anime o cartoni animati preferisci o preferivi? Allora, anime io non ne guardo tanti e neanche ne guardavo, comunque quello che tutti hanno guardato è assolutamente
tutti guardano, quella più piccini, è Dragon Ball. Appunto Dragon Ball c'ero fissatissimo da piccolo, ho tipo centinaia e centinaia di carte, Lamin Cards, e ho anche centinaia di manga appunto di Dragon Ball. Settima domanda: guardi ancora cartoni e anime? Allora, cartoni a volte guardo Gumball, Doraemon e boh, perché io non guardo tanto la TV. Comunque di anime no, non ne guardo nessuno, penso, perché non è, sinceramente non ho ben capito la differenza fra anime e cartone. Comunque, vabbè. Ottava domanda: come consideri la gente che fa il cosplay e partecipa alle convention? Fissata. Perché come fai a vestirti uguale a un personaggio di un videogioco? Cioè, da pazzi. Nona domanda. Sì, nona domanda. Ti piace leggere manga e fumetti? No, non mi piace leggere in generale, perché appunto odio la lettura, la trovo una cosa molto impegnativa. Infatti io, se, che ne so, prendo un libro, leggo le prime 50 pagine, poi ho detto no, troppo impegnativo, vaffanculo. Decima domanda: che genere di libri ti appassiona di più? Non mi piacciono i libri. Questa cosa non la so fare. Quindi, undicesima domanda: quali sono le serie TV preferite? Allora, le mie serie TV preferite sono in assoluto Breaking Bad, anche se non ho ancora finito di vederla, però quest'estate devo recuperarla, The Big Bang Theory, che sono arrivato alla settima stagione, e fra poco appunto che sta uscendo l'ottava, devo vedermi pure l'ottava, e poi avevo iniziato a vedermi anche Game of Thrones, anzi non l'ho iniziata, però volevo iniziare a vedere, quindi boh, speriamo sia bella, tutti dicono che è bella, e boh, vediamo se è tutta sta bellezza. Dodicesima domanda: qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito è Harry Potter, se si dice così, vabbè, e boh, non me ne vengono altri, quindi passiamo alla tredicesima domanda: quale cellulare possiedi e ne sei soddisfatto? Io purtroppo non posso farvi vedere il mio cellulare perché appunto ci sto registrando. Comunque boh, in questa foto potrete vedere il mio bellissimo cellulare, e boh, è un Wacom, marca francese, è molto bello, anche se adesso sta facendo un po' i capricci, ma comunque passiamo avanti. Quattordicesima domanda: cosa ti piace di più della tecnologia? Allora, della tecnologia mi piace molto il fatto che puoi fare tutto quello che vuoi a portata di pochi click, quando invece in età passata appunto dovevi molto faticare, ma molto 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 di più. Per esempio, soltanto il fatto di visitare un luogo, prima dovevi andarti a sbattere, a ricercare le cose varie e varie, ora basta che vai su un sito di viaggi e boh, fatto. Quindicesima ed ultima domanda: tagga chi vuoi. Allora, taggo Ditaddy HD, Francelida 26 e soprattutto tutti voi che state vedendo questo video. Quindi se state vedendo questo video, prendete la vostra fotocamera o cellulare e andate subito a registrare questa nerd tag. Allora, prima di passare alla lettura dei commenti, sì, questo mondo Witchy Post si sta andando troppo oltre ai limiti standard, ma comunque vabbè. Domani, il 9 giugno 2015 appunto, compio un anno su YouTube e uscirà una speciale, fra virgolette, appunto, sui miei un anno su YouTube. Quindi se state vedendo questo video di lunedì, aspettate domani che esco, oppure se lo state vedendo di martedì, aspettate alle 14, oppure se lo state vedendo dopo, andatevelo a vedere immediatamente. Comunque ragazzi, passiamo ai commenti della settimana. Questa settimana ne ho ricevuti tantissimi, e boh, passiamo ai commenti. Nell'ultimo video, Tira Bersaglio mi ha commentato sempre The Shadow Blaster bla bla bla, l'iscritto del mese, e appunto ci dice: bravissimo Cipu, sei un mito. Grandissimo Shadow Blaster, mi fa piacere che i miei video ti piacciano, e continua così. Ci commenta anche Pyro Games Ita con: Cipo, sei un mito, ma vorrei chiederti se si può creare con Scratch un gioco a scorrimento. Attendo una risposta. Allora, ho risposto che se appunto con gioco a scorrimento intende tipo Super Mario o Cat Mario, questa risposta l'ho già data a The Shadow Blaster bla bla bla, ma comunque sì, è fattibile, ma è molto difficile. E comunque io ci proverò e state aggiornati. Ci commenta anche Wolf Krish: passa qualcosa di meglio di Scratch. Se sei all'inizio va bene, ma oltre ad essere facile è da aiutarti a creare piccoli algoritmi. È abbastanza lezzo. L'ho usato una volta semplicemente per creare un giochino sconcio a fine serata con dei miei amici ubriachi. Su internet si trovano programmi migliori di questo, ti consiglio di cercare. Allora sì, Wolf Krish,
Io ne conosco molti altri, tipo RPG Maker, Game Maker o Unity. Infatti questi tre programmi li ho utilizzati, però non sarei neanche in grado di spiegare cosa sono, perché sono molto 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 più complicati di Scratch. Infine, nell'ultimo Monday with Cipo, quello che è uscito lunedì scorso, ci commenta sempre The Shadow Blaster: grande, grande anche te. E Alestiacino: viva Cipo, sei il migliore, finalmente sei attivo. Domanda: qual è la materia che preferisci, esclusa educazione fisica? Allora, la materia che più mi attira, appunto, oltre ad educazione fisica, che non è che mi attira molto, comunque una materia, diciamo, più leggera, è assolutamente informatica, perché appunto, come ho già risposto a lei, io amo smanettare e smanettare al computer, anche perché appunto lo utilizzo da tenera età. E che dire, ragazzi, questo era il mondo del Cipo. Se questo video vi piace, vi invito a lasciare un bel pollicione su, a commentare per finire nel prossimo Monday with Cipo, iscrivervi a Cipo per rimanere aggiornati, e che dire, noi ci vediamo col prossimo video, bye bye! Bust the wasteland, we trust for my ways of wifeful.